Alle 4D se ne aggiunge una quinta, quella dei diritti, diritto alla sicurezza, al lavoro, alla mobilità e allo studio. Lo hanno deciso in Regione Lombardia durante la riunione di questa mattina gli stati generali del patto per lo sviluppo, 100 persone collegate in videoconferenza tra esponenti di attività produttive, sindacati e università. Si è parlato di come ripartire e si è deciso il primo obiettivo, riaprire i cantieri, cominciando da quelli pubblici. Per la fase 2 sono stati costituiti diversi tavoli, quello della sicurezza sanitaria, del volontariato, quello sindacale, del trasporto pubblico e dello sviluppo economico, chiamati a preparare un pacchetto con le indicazioni su come affrontare le settimane che ci aspettano dopo la riapertura con il virus ancora in corso. Fontana guarda con cautela il 4 maggio, attento anche a non anteporre la strategia lombarda a quella del governo. Domani la cabina di regia, di cui lo stesso governatore fa parte, si discuterà delle regole per la riapertura del paese. Un criterio potrebbe essere quello delle fasce di età, tra le ipotesi spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni, con una tutela particolare per chi ha più di una patologia e per i giovani sotto i 18 anni, con divieto di riunirsi in più di 2 o 3. Poi, una volta messa in sicurezza la salute, Regione Lombardia tenterà la strada del turismo. Penseremo a ripartire puntando sulle nostre eccellenze come i laghi e le montagne. A Milano test sierologici dal 27 di aprile, dal capoluogo lombardo, dopo le polemiche, arriva la massima disponibilità alla collaborazione per far ripartire la città. L'ho fatto sapere il sindaco Sala nel suo videomessaggio quotidiano, ripensando a una mobilità che sia sostenibile e anche sostenuta dal governo. Fontana mi ha chiamato ieri sera, e lavoreremo perché abbiamo un mare di problemi davanti a noi, ma dovranno essere risolti. Ci vorrà anche un po' di creatività. Ieri ne parlavo con la task force a proposito di task force di Colao, e per esempio si ipotizzava che il governo finanzi l'acquisto di biciclette elettriche. È una soluzione, una delle soluzioni.